Auguri a tutti voi quest'oggi perché il 23 settembre noi ricordiamo San Pio da Pietrelcina. Ascoltiamo. Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nacque a Pietrelcina, diocesi di Benevento, il 25 maggio 1887. A 16 anni, il 6 gennaio 1903, entrò nel noviziato dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini a Morcone, ove il 22 dello stesso mese vestì l'abito francescano e si chiamò Fra Pio. Terminato l'anno di noviziato, emise la professione dei voti semplici e il 27 gennaio 1907 quella dei voti solenni. Dopo l'ordinazione sacerdotale, ricevuta il 10 agosto 1910 a Benevento, restò in famiglia fino al 1916 per motivi di salute. Nel settembre dello stesso anno fu mandato al convento di San Giovanni Rotondo e, ricevute le stimmate il 20 settembre 1918, vi rimase fino alla morte. Acceso dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo, Padre Pio visse in pienezza la vocazione a contribuire alla redenzione dell'uomo, secondo la speciale missione che caratterizzò tutta la sua vita e che egli attuò mediante la direzione spirituale dei fedeli, mediante la riconciliazione sacramentale dei penitenti e mediante la celebrazione dell'Eucaristia. Il momento più alto della sua attività apostolica era quello in cui celebrava la Santa Messa. I fedeli che vi partecipavano percepivano il vertice e la pienezza della sua spiritualità. Sul piano della carità sociale si impegnò per alleviare dolori e miserie di tante famiglie, principalmente con la fondazione della Casa Sollievo della Sofferenza, inaugurata il 5 maggio 1956. Espresse il massimo della sua carità verso il prossimo, accogliendo per oltre 50 anni moltissime persone che accorrevano al suo ministero e al suo confessionale, al suo consiglio e al suo conforto. Era quasi un assedio. Lo cercavano in chiesa, nella sagrestia, nel convento, ed egli si donava a tutti, facendo rinascere la fede, distribuendo grazia, portando luce. Ma specialmente nei poveri, nei sofferenti, negli ammalati, egli vedeva l'immagine di Cristo e si donava specialmente per loro. Fra tanta ammirazione del mondo, egli ripeteva: «Voglio essere soltanto un povero frate che prega». La sua salute fin dalla giovinezza non fu molto florida e soprattutto negli ultimi anni della sua vita declinò rapidamente. Sorella Morte lo colse preparato e sereno il 23 settembre 1968, all'età di 81 anni. Papa Giovanni Paolo II, che in vita aveva conosciuto, tanto da intercedere per la guarigione di una sua cara amica, lo ha beatificato e successivamente canonizzato il 16 giugno 2002. Che dire oggi in questo giorno particolare di festa? Poche sono le parole per poter esprimere la santità che si vive ancora oggi. Qui siamo a casa di Padre Pio, nella TV nata proprio per mantenere viva la sua testimonianza, ma anche per portare nelle vostre case o anche tramite i vostri smartphone e computer il messaggio di Padre Pio per tutti voi che avete sete della sua parola, della sua testimonianza. E io come giovane frate venuto qui a San Giovanni Rotondo anche da poco posso proprio testimoniarvi questo. Padre Pio è ancora vivo. Io rimango sbalordito da tanti racconti che le persone fanno quando vengono qui sostanzialmente per ringraziare Padre Pio e per raccontare e condividere il modo in cui Padre Pio si è reso presente nelle loro vite e lo ha fatto. E io a volte rimango sempre stupito e sempre di più per quanto è stata la grandezza di quest'uomo, sempre ritornando a qual è stato il segreto della grandezza di quest'uomo, ossia quello di donarsi completamente a Dio, quei momenti interminabili di preghiera e il grande sacrificio che Padre Pio ha fatto nel voler condividere, nel portare sul suo corpo, sulla sua pelle, nel suo cuore i dolori di Gesù. Questa è la potenza di San Pio, una potenza che è un grande dono per tutti noi. Allora preghiamo Padre Pio, invochiamo la sua intercessione, la sua protezione nella nostra vita. San Pio da Pietrelcina, prega per noi.